tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ ed oggi siamo sul video del Texas, quello ufficiale, grazie a Dio. Prima di cominciare volevo darvi una breve introduzione su che cosa ho fatto in Texas, perché che cosa diavolo sei andato a fare in Texas, lo sai solo tu. Sono andato in Texas ragazzi perché Milestone, che è la casa produttrice del videogioco Valentino Rossi The Game, che è il gioco di Valentino Rossi, non l'avreste mai detto dal titolo, mi ha invitato alla tappa del MotoGP in Texas che si è tenuta la settimana scorsa per appunto partecipare al progetto del gioco che sta per uscire. Mi hanno fatto anche provare il gioco e tutto quanto, lo vedrete poi nei due episodi, perché faccio due episodi, questo è il primo, perché ho fatto un sacco di roba. E niente ragazzi, direi che possiamo partire, ci vediamo dopo. Bella lì. Come di consueto ragazzi, i vlog dei viaggi iniziano con il motore dell'aereo che ci deve stordire l'anima. Oddio, ma le giapponesi corrono proprio come negli anime. Sono proprio sta corsa incredibile. Oh, io raga vi giuro che al tipo di Starbucks gli ho detto che mi chiamavo Lorenzo. Invece mi ha scritto Peppo. Peppo, ciao Peppo. Vado a farvi un viaggio col mio amico Peppo. Peppo si dovrà bere la cioccolata calda prima che parta l'aereo. L'ho visto un sacco di volte sto film. Che fai? Che cazzo fai? In Italia in questo momento in questo momento in Italia ho 21 anni, però qua in Texas ne ho ancora 20. Sei. Bravo. Grazie. Siamo arrivati all'hotel che è Hilton. Così diamo dei soldi a Paris che ne ha pochi. Così può sbocciare la zia. Ma non lo so, io prenderei delle fettuccine al freddo. Al freddo nel senso che le servono fredde. L'hai capita, eh? Move it. Permesso, salve. Oh la madonna. Come in ogni fottuta stanza d'albergo, ogni volta che ci arrivo proprio è ormai diventata un'usanza proprio italiana. I believe I can fly. Occupato. Paris Hilton che vuole la stanza. Posso sapere che stanza ho? Vieni, frate! Sono senza una camera. Eh? Sei scemo! Basta, perché mi stai rubando le cose dalla valigia? Ci stiamo andando a mangiare ad un sushi che si chiama Piranha Killer Sushi. Cioè, non ho veramente parole. Come cazzo fai a chiamare un sushi Piranha Killer Sushi? Visto che non ho ancora tecnicamente 21 anni, ci hanno portato l'acqua con la cannuccia. Alla tua. Si sboccia acqua minerale. Se non avete una candelina esatta, accendete un accendino. Vai. Tanti auguri a te. Tanti auguri, che tanto non ti imbarazzi. Tanti auguri Lorenzo. Tanti auguri a te. Timidino. Fateli soffiare un accendino. Oh, e soffia. Bevilo la goccia. Vai, vai. È partito Bruno, vai. No, io se bevo la goccia sarà ma muoio. Vai, Lori. Vai, Lori, vai. Vai, che cazzo fai? Vai. Bravo! Buongiorno ragazzuoli, buongiorno. Mentre caricavo i video mi sono trovato un uomo. Questa amore, vaffanculo. Sono vestito. Vabbè, almeno quello. Ovviamente stiamo andando a incontrare Valentino adesso. Allora, l'ansia sul viso di Lorenzo. Dai, vaffanculo, stai riprendendo. Sì, la gara è andata bene, insomma, mi sono impegnato. Oh, com'è andata la gara? Bene, è andata bene, mi sono impegnato. Adesso devo fare gli autografi a tutta questa gente che è qua per me, che mi aspetta. Ma chi è questo signore grosso? Adesso devo andare a fare gli autografi alle persone perché ho corso forte. Adesso. Ciao, cosa vuoi? Un autografo? Alla zia, alla mamma, alla cugina, alla nonna. Allora ragazzi, guardatevi sta scena che figa. C'è Valentino Rossi che mi abbraccia e mi chiede: Hai fumato? E io non dico niente. Non dico niente, bellissimo. È ovvio che mi è piaciuto il gioco, ma ero talmente ipnotizzato dal fatto che c'era lui che non sapevo più parlare.
Qua gli sto invece spiegando che il gioco l'ho provato, perché mica gli ho risposto dopo un'ora che il gioco è figo e che lui è un figo e io sono un figo. Stiamo andando esattamente lì sopra e non è neanche Gardaland. C'è della serie che moriamo, però vabbè, si deve andare lì sopra per forza. Dobbiamo, possiamo fare la giusta cosa. Oh, ci andiamo con quello. Stiamo seriamente andando lì sopra, non stavano scherzando. Guardate quanto cazzo è alto. Cioè, è una roba incredibile. Oh, vai. Bello. Serio? È stato bello su YouTube, vai! Sì, appoggiato anche tu, vai! Un altro! Grazie! Tutto a posto? Ti odio! Ho preso questa cosa che si chiama... Si chiama Il Past Go Itch the Tea. Saluta mia mamma. Ciao mamma Laura! Salutala ballando. Lì dici di fare una cosa e la fa, e questo è il bello. Ti cago qua? No. Bella a tutti ragazzi, benvenuti. Non so perché salta l'acqua quando parli, è bellissimo. Davvero? Dai, leggi il mio futuro, Lorenzo. Fabi J. No, vabbè, a parte le cagate, io non so che cosa sia, non ne ho idea. Però io comprerei il negozio, non so perché. Sì, lo sappiamo che vuoi tutte queste cosine qua. Frate, lì non puoi riprendere queste cose. Non puoi. Allora, zio, fatto shopping? Eh? Hai fatto shopping? No, come al solito ho guardato un sacco di roba, ma non ho comprato un cazzo. Ho capito. Ciao. Andiamo a casa. E niente ragazzi, a furia di girare siamo finiti sul Naviglio a Milano. Brutto coglione. Da mori. Sono cagato in mano, però non si è visto. Però non si è visto però. Non faccio vedere io come hai fatto. Però non si è visto. Posso chiedervi come mai un pretzel è grosso come la mia faccia? Perché? Perché? D'accordo ragazzuoli, questa era la prima parte del video in Texas. Nella seconda parte che uscirà più avanti, dove ci sono, c'è tutto, perché voi non avete visto ancora niente, c'è tutta la parte anche dove sfido i ragazzi della Moto 3 a Valentino Rossi The Game. Quindi ragazzi, per oggi concludo qui e spero che il video vi sia piaciuto. Come se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e un mi piace anche alla pagina di Facebook, come nel video trovate nella descrizione. Se siete siti iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.